Storio è Landviker della prima ora, è colui che probabilmente prima di tanti altri è arrivato al vertice a livello di prestazioni e anche tenuto, tra l'altro senza peraltro essere agguantato da nessuno, perlomeno nella sua categoria. Io quando ho iniziato a praticare questo bellissimo sport l'ho fatto grazie a lui e lui è stato il mio mentore, sicuramente, quello che mi ha dato tanti consigli e anche il mio faro. Il mio primo incontro con Alex è stato divertente, come poi tutto il resto della storia della nostra amicizia. Io andavo verso il confine francese, mi sono fermato sotto grill e ho trovato, come spesso capita, un parcheggio disabile occupato da un macchinone di un riccone, io ho pensato in quel momento, che pensava di poter fare quello che voleva e parcheggiare dove voleva. E io ho detto, mi ci metto dietro così deve almeno aspettare i miei comodi. Fui incuriosito da questo strano attrezzo che aveva agganciato al tetto dell'auto e ci siamo messi a parlare. È nata una conversazione che deve ancora terminare, anche perché Vittorio è veramente un pozzo di sapienza. Ha solo un problema di dosaggio della sua competenza, perché te la elargisce talmente in quantità che si perde la qualità. Rispetto a me, che sono poco diplomatico, lui è molto diplomatico, accomodante. Io una volta scherzando, e lui se l'ha anche un po' presa, gli ho detto che è un po' cerchio bottista, no? Io per prenderlo in giro lo chiamo Vicky Petula. Vicky penso che sia perché comunque secondo lui ho una preparazione di cultura generale molto vasta e quando non sa qualcosa alza il telefono e mi chiama e dice che fa prima che a digitare su Google Wikipedia. Però scherzi a parte, lo prendo sempre in giro, ma in realtà è un po' la mia enciclopedia. Tutte le volte che ho bisogno di sapere qualche cosa so che andando da lui vado davvero a colpo sicuro. Petula probabilmente perché comunque ne ho sempre da dire su tutti e su tutto. All'inizio io Vittorio lo vedevo come un po' irraggiungibile, poi pian pianino mi sono avvicinato, gli ho messo un po' sale sulla coda. E lì nacque questa piccola scommessa, tutte le volte che facevamo una gara a cronometro si scommetteva un euro, simbolico chiaramente, su chi avrebbe comunque fatto il miglior tempo. Ebbene, io glieli ho pagati, gliene ho pagati parecchi all'inizio. Scommettevamo un euro su chi faceva il miglior tempo in alcune cronometro, e poi diciamo che la tendenza si è spostata verso di lui e allora io, secondo lui, sono un po' in ritardo con i pagamenti. E lui, da buon genovese, ha fatto finta di dimenticarsi in tante occasioni diverse, salvo poi un giorno arrivare con una carta da 5 e dire: oh, ascolta, per me è una sofferenza, ricordati che sono genovese. Comunque dai, accetta questo obolo a titolo forfettario come rimborso totale, non parliamone più. E, insomma, sono ancora lì che li aspetto. Perlomeno una pizza me la potrebbe pagare sto avaro maledetto. Io penso che due amici che non si dicono le cose come che pensano non sono veramente amici e con Alex questo pericolo non, io e lui non lo corriamo mai.